buongiorno, sono Luca Mairani, sono un Senior Sales Engineer di WebSense Italia e oggi andremo in questi pochi minuti a esplorare il fantastico mondo degli exploit kit. È un mondo veramente affascinante che ha una serie di implicazioni che a me piace chiamare il gioco del risico e vedremo come. Innanzitutto andiamo a definire che cos'è un exploit kit. Un exploit kit è un sistema che viene utilizzato dagli attaccanti per prendere il controllo di macchine sottoposte ad attacco. Andiamo a sintetizzarlo. Un computer potrebbe essere il mio da casa, dall'azienda, dalla DSL di un albergo, ovunque sia connesso. Si connette a internet e attraverso il browser accede a un sito web. Il sito web potrebbe essere compromesso, anche se è un sito completamente affidabile, dal famoso attaccante che utilizza l'exploit kit. Cosa fa l'attaccante? Va a inserire all'interno del sito normalmente un iframe. Ci sono altre modalità di attacco, ma questa è quella più normale, più maggiormente utilizzata. Un iframe che cos'è? È una finestra, una delle finestre con cui siete abituati a interagire nel momento in cui guardate i siti web, ma di grandezza un pixel, per cui è assolutamente invisibile. Questa finestra non fa altro che reindirizzare l'utente che sta navigando verso un sito terzo su cui c'è l'exploit kit. Gli exploit kit ce ne sono veramente tantissimi, anche se i più famosi sono Black Hole e Red Kit. L'exploit kit che cosa fa? Va ad analizzare il livello di sicurezza della macchina per identificare se ci sono delle vulnerabilità non patchate che consentano al creatore dell'exploit kit di prendere il controllo della macchina. Lo fa in maniera del tutto automatica, non c'è bisogno per l'utente di andare a cliccare, ad accettare, di visualizzare delle cose particolari. Nel momento in cui l'utente si connette al sito, automaticamente l'exploit kit prende il controllo della macchina. Perché vi parlavo del gioco del risico? Perché gli exploit kit vengono normalmente creati da organizzazioni criminali differenti tra di loro che competono per creare lo strumento più semplice, più immediatamente accessibile, con i wizard più interessanti e intelligenti che fanno in modo di far diventare un piccolo hacker anche a chi non ha quasi nessuna competenza informatica. Altra cosa estremamente interessante è che, essendo diversi gli exploit kit, ciascun attaccante cerca di creare la sua rete di computer la più estesa possibile. Il problema è che, nonostante i possibili bersagli dell'attacco siano veramente tantissimi, pensate ai miliardi di computer connessi oggi su internet, gli attaccanti spesso vanno in lotta tra di loro per il controllo di uno di questi computer. Ovvero sia, siccome io, nel momento in cui ho in mano il mio exploit kit, che ho pagato, i cinesi, i russi o chi altro, tanti soldi, voglio avere il possesso esclusivo di questo computer, perché lo voglio utilizzare per farci quello che voglio io. Quindi, nel momento in cui tento di compromettere un computer che è già compromesso da un mio competitor, a quel punto io vado a togliere il sistema di controllo dell'altro competitor per controllare direttamente il computer. Sono delle piccole lotte, per quello vi parlavo di risico, perché sembra di andare a conquistare la Kamchatka. Io ho un obiettivo e lo devo perseguire. Qual è l'effetto principale degli exploit kit? Innanzitutto, siccome molti di questi consentono il controllo remoto delle macchine, l'attaccante ha un'intera rete di zombie che sono a sua disposizione per fare qualunque cosa su internet, quindi per attaccare bersagli che stanno fuori, per fare attacchi tipo denial of service o quant'altro, ma anche per andare a mandare mail di phishing o comunque andare a danneggiare strutture esterne, ma anche per sapere che cosa sta facendo questa persona. Se io sto facendo una transazione bancaria, il mio controllore su internet, perché io sono un robot a quel punto, sa tutto quello che sto facendo, sa qual è il mio numero di conto corrente, quali operazioni sto facendo e
teoricamente è in grado di interagire e continuare la mia sessione di home banking sul mio computer. Come si fa a difendersi da questo tipologia di attacco? In una maniera molto semplice. Innanzitutto, che sia un utente domestico o un utente enterprise, io devo sempre mantenere sotto controllo le patch di sicurezza che sono rilasciate per ogni singolo applicativo che c'è sulle mie macchine. Okay? Questo è il primo step. Il secondo step è quello di andare a monitorare continuamente quello che succede in ambito di navigazione, in modo tale da essere avvertiti in tempo reale di un tentativo di attacco attraverso un exploit kit e poter nel minor tempo possibile andare a isolare la macchina oggetto dell'attacco e quindi evitare che questo tipo di macchina faccia da testa di ponte per un attacco all'interno della mia azienda. Attacchi di questo tipo sono ormai all'ordine del giorno in tutte le aziende che sono connesse a internet ed è una delle cause principali del furto di dati. Per quanto gli exploit kit vadano a utilizzare anche vulnerabilità di tipo zero day, quindi vulnerabilità di applicativi che non sono ancora note e non sono ancora patchate a livello di mercato, spesso, anzi diciamo la stragrande maggioranza di essi, utilizza delle vulnerabilità che sono anche vecchie e che hanno già delle patch esistenti, che però non sono installate sul computer. Se voi considerate che oltre il 95% dei computer oggi presenti su internet non ha la versione di Java aggiornata e quindi mette di fatto il proprietario del computer alla completa mercé di questo tipo di attacco. Vi dicevo che i due più importanti tool di exploit kit sono probabilmente Black Hole e Redkit e in una delle prossime pillole andremo ad analizzare il comportamento specifico di entrambi. Per il momento vi ringrazio e arrivederci alla prossima pillola.